buongiorno, io sono di nuovo qua e vi voglio fare vedere come faccio, come cucino, come riempio i peperoni, questo tipo di peperoni, perché ci sono varie ricette. Ho un'altra ricetta che vi farò vedere più avanti. In questo tipo di peperoni ho preparato per questo un risotto che ho messo ora a raffreddare, fatto sempre con la cipolletta, il riso, il brodo, e c'è un risotto normale, quindi molto buono. Poi ho preparato della provola affumicata tagliata a dadini, della mozzarella tagliata a dadini e dei dadini di melanzane. Queste sono melanzane tagliate piccoline e sono messe adesso sotto sale, quindi ora io li laverò, li strizzerò, li asciugo e li cucino. Dopodiché ci rivedremo. Allora, queste sono le melanzane che io ho tagliato a dadini piccolini e le ho fatte fritte, le ho messe in padella e si sono un pochettino brustolite. Poi ho preparato 4 olive verdi e 4 olive nere, tutte denocciolate e tagliate a pezzettini. E poi ho messo 2 uova qua, ho messo il sale e le ho sbattute. A questo punto dobbiamo cominciare a mettere tutto qua dentro. Quindi cominciamo dalle melanzane. Le uova alla fine, le olive, la mozzarella, ci buttiamo l'acqua, la provola affumicata. Adesso mescoliamo e dopo ci mettiamo le uova. Mescolo con le mani stralavate. Purtroppo bisogna usare sempre le mani in questi tipi di impasti, anche perché poi questo dovremmo metterlo dentro il peperone e quindi lo dobbiamo mettere con le mani. Purtroppo da solo non ci va il risotto. Allora, adesso aggiungo l'uovo. E continuo purtroppo con l'uovo con le mani. Adesso abbiamo ben amalgamato il tutto e cominciamo a riempire i peperoni. La teglia l'ho passata con l'olio, è tutta già pronta, quindi poi metterò i peperoni nella teglia per andare in forno. Sono stretti e lunghi, per cui il lavoro è un pochino più lungo anche quello. Bisogna far arrivare il condimento dentro, magari fino in fondo non ci arriverà, ma quantomeno. Ecco qua. Questo è pronto. I peperoni sono già tutti pieni, ora li passiamo così, anzi prima ci mettiamo un po' di sale sopra
poi li passiamo tutti con l'olio. Adesso appena terminiamo, il forno è già caldo e li mettiamo a cucinare e poi noi ci rivediamo appena sono cotti. E adesso vi presento i peperoni ripieni di riso. Provateli, sono buoni, e mettete un like e poi condividete, 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 e grazie, e bye bye.